L'impresa simulata Confetti Panfilo Serafini SRL di Sulmona trova consensi all'estero e viene presa come modello da istituti scolastici della Lituania e della Germania. Delegazioni composte da docenti di scuole medie delle due nazioni sono giunte in città per due giornate di incontri e di studio nell'ambito di un progetto biennale Erasmus Plus finanziato dall'Unione Europea per la promozione dell'educazione imprenditoriale in età adolescenziale. Ad accoglierle nei locali della scuola media Serafini in via Alessandro Volta è stata la dirigente scolastica Domenica Pagano. La visita ha la finalità ben precisa di conoscere da vicino il sistema innovativo della Simulimpresa. Il direttore dell'impresa simulata Confetti Panfilo Serafini, la professoressa Mileda Serafini e il professor Goffredo Giuliani, insieme ai docenti esperti oggi arrivati a Sulmona, quindi della Lituania e della Germania, metteranno a punto questo metodo innovativo per promuovere le competenze imprenditoriali negli adolescenti e verrà preso a modello proprio l'impresa simulata della scuola secondaria di primo grado Serafini. I contenuti dell'iniziativa sono stati illustrati nella cerimonia di benvenuto con l'esibizione dell'orchestra della scuola media Serafini che ha eseguito gli inni nazionali della Lituania e della Germania. Protagonista in assoluto la classe terza B, titolare del progetto di Simulimpresa che assume una valenza rilevante in ambito europeo, a sottolinearlo è stata la referente della centrale di simulazione italiana di Ferrara, Cristina Crisan. Oggi ci sono anche altre esperienze, sempre in Italia, però è stata la prima impresa simulata rivolta ad un'utenza così giovane al mondo. Quindi anche la Commissione europea, con il quadro europeo della competenza imprenditoriale, ha lo atto come caso di studio, come buona pratica da diffondere nelle altre nazioni europee proprio l'impresa simulata Confetti Panfilo Serafini. I rappresentanti delle scuole straniere hanno mostrato entusiasmo e soprattutto tanta voglia di apprendere. We tried this idea. Un metodo vincente per poterlo applicare alle scuole medie anche in Lituania. Il progetto, oltre all'aspetto della formazione, è importante anche dal punto di vista dell'immagine per far conoscere le bellezze della città. About the city of Sulmona, I can only say beautiful, bellissimo. È bellissima, molto impressa dalla città di Sulmona, ma anche di tutte le montagne intorno. I docenti stranieri, insieme ai professori Serafini e Giuliani, hanno formato un gruppo di lavoro per certificare il metodo dell'impresa simulata attraverso un documento che la Commissione europea divulgherà tra gli Stati membri.